Io sono Carlo, sono uno dei fondatori dell'associazione Amici di Adua. Quando tanti anni fa Suor Laura è passata per Cento a salutarci perché stava partendo per Adua, un paesino sperduto in mezzo alle montagne del Tigray, ci ha fatto una richiesta di aiuto e molti di voi hanno risposto a questa richiesta di aiuto. Poi la richiesta è continuata e la vostra generosità è sempre stata molto. È sempre stata molto importante. Sono 10 anni che opera e lavora a Cento l'Associazione Amici di Adua, quest'anno è il decimo anniversario e devo dire che in questi anni, grazie all'aiuto e alla generosità di tutti quanti voi, di strada ne è stata fatta tanta, ecco, di lavori ad Adua ne sono stati fatti tanti. Io sono ritornato su tante altre volte, ecco, nel corso di questi anni e ogni volta mi sono sempre accorto che c'era qualcosa di nuovo, si respirava un'aria diversa, ecco, c'era come un'aria di primavera. Ho visto che i bambini erano tornati a ridere, erano felici, erano allegri e anche le donne avevano cambiato il loro aspetto, erano molto più allegre, serene e soprattutto avevano una speranza nuova proprio per i loro figli, una speranza per un futuro diverso, un futuro migliore, un futuro che fino a qualche anno fa per loro era praticamente escluso, ecco, era proibito. Ecco, questo è l'augurio che io voglio fare, ai bambini di Adua, alle loro mamme, alla popolazione e a tutti quanti voi. Ecco, io vorrei rifarmi, parlando della speranza, all'ultima lettera enciclica del Papa, che ha scritto proprio sulla speranza, dicendo che la vita presente, per quanto sofferta e difficile possa essere, è accettabile solo se si ha una speranza per il futuro. Si possono sopportare tutte le difficoltà, i problemi, e superarli solo se si ha una speranza certa per il futuro. Ecco, grazie a questa gente la speranza è rinata ad Adua e adesso è una torcia che arde e che ha riportato il sorriso e la volontà di vivere in migliaia di persone che ormai si sentivano dimenticate da tutti e qualcuno si sentiva dimenticato anche da Dio. Perché siamo qui con questa intervista? Perché vogliamo raggiungervi, perché oggi non basta più il nostro piccolo gruppo. Il bene, lo diceva anche Gesù, bisogna gridarlo dai tetti. La buona novella bisogna annunciarla a chi vuol sentire e anche a chi non vuole sentire. E noi oggi vi diciamo questa buona novella. Insieme si può, tutti insieme si può. Da soli no, ma le nostre forze unite. Possiamo, con le nostre forze unite possiamo cambiare il mondo. È possibile. Io dico sempre che uno dei miei sogni nel cassetto, uno di quelli che spero si realizzeranno un giorno, è quello di fare un telegiornale bianco alle 8:30, nell'ora di punta, alle 8, possibilmente sulle reti televisive principali. Non chiederò le veline, però certamente avrò intorno degli amici come quelli che ho oggi e che potranno testimoniare con me che il mondo è fatto per la maggior parte di persone buone, di persone che sono sensibili, di persone che rispondono al bene quando questo bene viene richiesto e quando di questo bene ci si può fare garanti. Con questo vi ripeto ancora, insieme è possibile. La speranza sia la nostra bandiera, la speranza che è stata accesa ad Adua è la speranza di vita nuova che ci viene con la Pasqua. Auguri e buona Pasqua.